Allora, Presidente, investire in sicurezza, questo è il tema della conferenza. Che ruolo può giocare l'Italia nei rapporti tra Unione Europea e Lega Araba? Beh, l'Italia è al centro del Mediterraneo. Il Mediterraneo è l'incrocio tra tre continenti e sicuramente l'Italia è sempre in favore del dialogo. È un paese che è un avamposto del dialogo tradizionalmente. L'Italia ha favorito molto questo primo summit. Come ho detto anche nel mio intervento, io spero che questa possa essere una tappa storica per un partenariato strategico rafforzato tra Unione Europea e Lega Araba. E sicuramente il tema della sicurezza è fondamentale. Abbiamo la minaccia di Daesh che si sta trasformando in una minaccia più liquida. Abbiamo tanti foreign fighters che rischiano di ritornare in Europa, di disperdersi in Europa. È una minaccia che dobbiamo tenere ben presente. Presidente, sulla Libia lei già ha avuto un bilaterale con Sarraj, ecco i tempi per la stabilizzazione di quel paese, so che lei ci tiene molto a questo processo di pace. Ci tengo molto perché è strategico per l'Italia la situazione libica. Ho sempre detto dall'inizio, anche quando ho contribuito, ovviamente abbiamo organizzato la conferenza di Palermo, abbiamo detto non pensate che con una conferenza si risolva tutto, non pensate che la soluzione è dietro la porta, dietro l'uscio domani mattina. Questi sforzi, una costante attenzione, sono volti innanzitutto anche a prevenire un'escalation di violenza, un conflitto civile, che è sempre dietro l'angolo. Quindi in questo momento, come sapete, ci sono dei movimenti significativi, anche da parte del generale Haftar che stiamo seguendo. Ho avuto un aggiornamento con Sarraj, avrò preso un aggiornamento anche col generale Haftar. Noi seguiamo qualsiasi evoluzione e riteniamo, lo dico sempre a tutti i nostri interlocutori, che la soluzione non possa che passare da un dialogo. Tutti ovviamente devono rinunciare a qualcosa, bisogna trovare un compromesso per accelerare questo processo politico. Pensa che i tempi sono ancora lunghi? Ma noi abbiamo una roadmap che diciamo, è venuta fuori dalla conferenza di Palermo. È una roadmap che è stata presentata al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Non è facilissimo rispettarla. In questo momento io auspico che la conferenza nazionale che Salame ha programmato si possa realizzare, che chiaramente sarebbe un momento di sintesi in cui tutti gli interlocutori libici potranno esprimere le loro posizioni e potranno canalizzare in questo confronto anche verso una soluzione quanto più immediata possibile. Presidente, ha avuto modo di vedere parlare con Al-Sisi? Beh, ci siamo salutati ovviamente, essendo lui l'ospite, ci siamo già un attimo, abbiamo scambiato qualche parola, però adesso confidiamo di poter scambiare qualche ulteriore parola nel corso dell'incontro. Tenete conto che l'agenda è molto serrata, tra stasera e domani lui poi è il padrone di casa, ma sicuramente troveremo il modo per confrontarci, ovviamente per trasmettere da parte mia le premure del governo e dell'opinione pubblica italiana, conoscete quali sono la vicenda. Per l'Italia è ancora una ferita aperta il caso Regeni? Per l'Italia è sempre una ferita aperta e sarà sempre una ferita aperta fino a quando non si risolverà. Cosa l'ha colpita di più nell'approccio, dell'apertura del discorso di Al-Sisi a questo vertice, nel suo discorso iniziale? No, c'è un approccio molto ampio, c'è una consapevolezza che le minacce sono varie per la stabilità. Ci sono tante crisi internazionali di cui mi sembra sia il Presidente Al-Sisi nel discorso inaugurale sia gli altri intervenuti sino adesso hanno dato testimonianza. Yemen, Siria, Libia, conflitto arabo-israeliano, insomma sono tante le minacce alla stabilità. Dobbiamo lavorare per il dialogo e mirare alla pace, alla prosperità. Non dobbiamo, l'ho detto anche nel mio intervento, dobbiamo evitare di perdere un'altra generazione, dobbiamo investire sui giovani, dobbiamo darci da fare. Lo dicevo anche agli interlocutori libici, perché avete delle ricchezze, delle risorse nazionali incredibili, perché di queste ricchezze la popolazione non deve beneficiare, perché dobbiamo saltare altre generazioni, quale sarà la generazione che ne beneficerà? Abbiamo grandi responsabilità noi che abbiamo ovviamente ruoli di governo. Al-Sisi ha chiesto investimenti anche in termini economici, addirittura in termini di lavoro, cioè ha detto noi abbiamo la manodopera da offrire. Sicuramente rafforzando la cooperazione tra Unione Europea e Lega Araba troveremo anche forme di partenariato più efficaci sul piano economico, a tutti i livelli.
C'è un tema sicuramente che ci può vedere uniti, è quello dell'efficientamento energetico, delle energie alternative per esempio. E da questo punto di vista noi lavoriamo tanto, io con i miei viaggi lavoro in questa direzione, lavoro anche perché l'Italia si muova, è già un paese che per le rinnovabili ha una posizione di leadership in Europa e sicuramente stiamo cercando di dare un grande impulso anche in questa direzione nel mondo arabo. Ne abbiamo già parlato ovviamente, la stabilità non può non tagliare fuori il tema dell'immigrazione, perché è chiaro che se non c'è una strategia volta a regolare e a gestire i flussi migratori è chiaro che ne deriva instabilità in tutti i paesi. Sappiamo quello che è successo in Italia, dove per anni a un'accoglienza indiscriminata ovviamente sono venute poi delle reazioni anche di intolleranza, no? Come sappiamo. Dobbiamo lavorare perché i flussi migratori vanno inquadrati secondo un approccio integrato, io l'ho detto, anche in termini di prevenzione. Sono inevitabili i flussi migratori, però dobbiamo gestirli anche considerando quelle che sono le soglie anche dei tassi demografici, no? Dei flussi demografici. E dobbiamo, oggi per esempio vengono, le rotte cambiano continuamente e lo dico anche ai partner dell'Unione Europea. Alcuni ad esempio che sono a est, che in questo momento si sentono più al sicuro perché hanno confini terrestri, ma se si studiano i flussi demografici sicuramente non è difficile prevedere che nei prossimi anni verranno delle rotte dall'est e loro potranno essere più investiti dall'immigrazione di noi. Ultima battuta. Allora questa è un'intervista non finisce mai, no, scusate. Lei oggi è escluso a considerare una patrimoniale, esclude anche adesso o in queste ore? Non è che stamattina le escluse nel pomeriggio la confermo, è esclusa la patrimoniale assolutamente. Perfetto, grazie mille. Grazie.